Concluso il carnevale di Notting Hill, il maggiore carnevale di strada al mondo dopo quelli brasiliani, oltre 1 milione di persone a festeggiare la musica e la cultura caraibica. Il corrispondente Marco Varvello. Difficile pensare che il maggior carnevale di strada al mondo, a parte quelli brasiliani, si tenga ogni anno a fine agosto nell'incerta estate londinese. Eppure così, dalla metà degli anni 60, gli immigrati di origine caraibica si esibiscono nell'orgoglio delle loro musiche, gastronomia e cultura. Nato dopo i disordini razziali nel quartiere di Notting Hill, ora il carnevale è una grande festa che coinvolge oltre 1 milione di persone di tutto il mondo, londinesi ovviamente in testa. Si balla sui camion delle steel bands che sparano decibel e si balla per strada. Imponente la presenza di forze dell'ordine, tanto più in anni di terrorismo, alla fine però soltanto reati minori, qualche accoltellamento e ben 400 arresti. Quest'anno il carnevale si è fermato soltanto un minuto per l'omaggio alle vittime dell'incendio della Grenfell Tower, che da Notting Hill è a un passo.